Sono sul ponte di nave Diciotti con il capitano di vascello Gianluca D'Agostino, che è il responsabile per i soccorsi in mare della Guardia Costiera. Voi in questo momento state coordinando un gruppo di, diciamo, mezzi che vengono da vari paesi europei. Oltre al recupero dei naufraghi in mare, in questo momento qual è il vostro obiettivo? Qual è l'obiettivo di questa esercitazione? Un'esercitazione molto complessa, sono circa 20 tra aerei, elicotteri e navi provenienti da diversi paesi europei, Estonia, Spagna, Grecia, insieme anche ad osservatori e specialisti del soccorso in mare anche di tutto il mondo, gli americani sono insieme a noi. L'obiettivo qual è? Quello di aumentare l'addestramento dei nostri equipaggi, ma fondamentalmente quello di creare delle sinergie a livello internazionale in maniera tale che in scenari europei e non più solo nazionali si possa operare con un'unica voce, con un'unica procedura e con un unico obiettivo. Ci state riuscendo? Ce la stiamo mettendo tutta, non è semplicissimo, ma la rotta e la velocità di tutti quanti è la stessa, ci riusciremo. Bene, per il momento della nave 18 è tutto, vi restituisco la linea.